Benvenuti nella guida su come valutare e citare i documenti della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano Bicocca. In questa guida ci siamo concentrati sulla ricerca in internet e sui risultati trovati online, ma i criteri di valutazione riportati valgono per tutti i tipi di documenti: libri, articoli, voci enciclopediche, pagine internet, tutto quello da cui potete trarre delle informazioni, quale che sia il supporto. In questa guida vedremo come individuare, partendo da una ricerca semplice in internet, usando un motore di ricerca come Google, i risultati più pertinenti per le nostre ricerche. Utilizzeremo a tal scopo una ricerca di esempio sull'argomento comunicazione politica e analizzeremo i risultati ottenuti, aiutandoci con una lista di criteri di valutazione. Vedremo nel mentre come evitare uno dei rischi maggiori nella stesura di una tesi, ovvero di commettere plagio, e come invece arricchirla con una bibliografia ben scelta e scritta. Iniziamo con una ricerca semplice in Google. Iniziamo allora la nostra ricerca sulla comunicazione politica mettendo le parole chiave in Google. Uso le virgolette per rendere più precisa la ricerca. La ricerca e, arrivati ai risultati, scelgo quelli che mi sembrano più interessanti. Per farlo, scorro i risultati della ricerca e opero una prima scelta a vista. Il primo risultato è una rivista intitolata Comunicazione politica. Il secondo è la voce di Wikipedia su comunicazione politica. E poi un'altra rivista, il quadrimestrale dell'Associazione Italiana di sempre di comunicazione politica. Un manuale online. Quello che sembra essere un sito istituzionale, Comunicazione Politica URP, il sito di un insegnamento universitario sulla comunicazione politica, e la pagina di un docente, sempre universitario. Seguiti infine da degli appunti di studenti. Scorrendo le pagine di risultati, trovo un estratto da una tesi di laurea, dopo un paio di pagine. Vado avanti, ancora un po'. Ecco, una tesi. E scorrendo ancora le pagine di risultati, vado avanti per essere sicura di non perdere niente di potenzialmente interessante. Ancora più avanti arrivo a un'ultima pagina web abbastanza promettente. Spesso si iniziano ad esaminare i risultati da quelli trovati su Wikipedia. Iniziamo anche noi da questo sito e cominciamo ad analizzare come è fatta una voce di questa enciclopedia collettiva. Alcune voci di Wikipedia esplicitano sin dalla prima pagina che il testo non è ancora attendibile, che ha bisogno di ulteriori contributi. Nel nostro caso, la voce è dichiaratamente un abbozzo e infatti, nella sua bibliografia, vedo che l'intero pezzo è stato tratto da un unico testo. Analizzare la bibliografia di uno scritto, quantitativamente e qualitativamente, è infatti uno dei modi per valutarlo. Quali sono i criteri per scrivere una voce su Wikipedia? Proviamo a tentare di fare una modifica alla voce, cliccando su Modifica sorgente, e vediamo le indicazioni. Scorro la pagina. Wikipedia, tra le indicazioni su come scrivere una voce attendibile, dà delle indicazioni interessanti su come scrivere in generale un saggio e di conseguenza su come valutare la qualità di uno scritto. Le norme usate da Wikipedia sono delle norme universalmente riconosciute nella stesura di un buon elaborato. Innanzitutto, non si copia. Le fonti vanno poi scelte con cura e le fonti usate vanno citate.
In Wikipedia questo processo è abbastanza trasparente. In genere, le voci hanno un'etichetta iniziale in cui si dichiara il grado di completezza e attendibilità raggiunto dalla voce. Quello che dobbiamo fare è abituarci a valutare noi tutti gli scritti, le informazioni che troviamo e a farlo secondo dei criteri precisi. Quali sono dunque i criteri per valutare un documento, in questo caso un sito web, ma un documento in genere? Un buon documento è innanzitutto autorevole, quindi dal punto di vista di chi l'ha scritto, dell'autore. È poi accurato, oggettivo o, se non altro, con scopi dichiarati. I suoi contenuti sono rilevanti, adatti a quello che sto scrivendo. Sono infine aggiornati. Per applicare questi criteri mi posso aiutare con una checklist. Per valutare l'autorevolezza mi posso ad esempio chiedere chi è l'autore? È un'autorità in materia? È un professore? Uno studente? Un semplice appassionato? O è un'organizzazione? E se sì, a chi è affiliata? Quali sono i suoi scopi? Per quanto riguarda l'accuratezza, posso controllare se ci sono errori evidenti. Se ci sono delle prove verificabili delle affermazioni fatte, gli autori citano le fonti delle loro affermazioni? I contenuti sono in contrasto con altre informazioni in tuo possesso? Prenditi pure tutto il tempo necessario per verificare e confrontare. Dal punto di vista dell'oggettività, gli autori hanno lo scopo di convincere o di informare? Hai controllato? Il testo contiene opinioni o fatti? O ancora tentano di far passare per fatti quelli che invece sono opinioni. È presentato un solo punto di vista o più di uno? Ci sono degli sponsor? Sono dichiarati o sono nascosti? Per quanto riguarda la rilevanza, ci si può chiedere quanto è pertinente il contenuto rispetto al tema che devi trattare? Chi sono i destinatari previsti dagli autori? È appropriato il livello di approfondimento? Esistono altre fonti sulla rete sullo stesso tema? Il sito offre link ad altre fonti? Per controllare infine l'aggiornamento, controlla che ci sia la data di pubblicazione. C'è una data di aggiornamento? Se sì, è recente? Si riferisce ai contenuti o ad altre cose? Vediamo ora di applicare questi criteri alla lista dei risultati che avevo trovato. I due siti universitari, il primo di un corso e il secondo di un professore, si rivelano poco utili dal punto di vista proprio dei contenuti. Giusto qualche indicazione bibliografica. Se vado poi sul sito del professore, vedo che anche questo contiene giusto una definizione che potrei usare. E poi delle indicazioni bibliografiche. Nessun testo originale interessante. I due siti di rivista risultano riferirsi allo stesso titolo. Questo è il sito dell'associazione con il rimando in realtà alla rivista sul sito dell'editore Il Mulino. Questo è il link. Tra l'altro si tratta di un link non funzionante, rotto, ma dal sito del Mulino trovo l'elenco delle riviste e posso ritrovare il titolo che mi interessa. Comunicazione politica. Scorro tutti quelli che ci sono. Qua, comunicazione politica. Questo andare a vedere l'indice e dall'indice trovo che posso anche scaricare gli articoli. In realtà li posso scaricare perché sono abbonata attraverso la biblioteca. Vedete che sono stata riconosciuta. Sono stata riconosciuta come utente autorizzato perché ho fatto la ricerca direttamente dalla rete di Ateneo.
Se l'avessi fatta da casa, non avrei potuto scaricare direttamente, ma controllando sul sito della biblioteca tra le riviste elettroniche, avrei scoperto che siamo abbonati alla rivista intitolata Comunicazione Politica. Passiamo al risultato successivo. Il sito ha una veste istituzionale, con il logo del governo italiano nel banner in alto. Non è però chiaro cosa sia un URP, quindi per prima cosa vado a vedere la sezione Chi siamo. Una volta chiarito chi sono gli autori del sito, si capisce anche che lo scopo dello stesso e di fornire strumenti operativi a chi lavora nel campo. Attraverso il percorso a mollica di pane, in alto, torno anche indietro così vedo meglio. Attraverso il percorso a mollica di pane, dicevo, ricostruisco il contesto della pagina su comunicazione politica. In sostanza, lo scritto è attendibile e ben fatto, con un quadro normativo e bibliografia. Il contesto però è un po' distante dai miei scopi di ricerca. Il materiale trovato potrebbe servirmi per trovare altre fonti. Difficilmente però lo utilizzerò direttamente per la mia tesina. Pecca cioè di rilevanza. Il sito successivo sono degli appunti online di altri studenti. Dagli appunti di altri studenti posso ricavare informazioni utili, ad esempio sulla bibliografia. Leggendo le sintesi di altri, posso infatti capire meglio se il testo che hanno riassunto è o no adatto ed interessante per il mio elaborato. Una volta fatta questa valutazione, è però consigliabile procurarsi direttamente il testo e rielaborare personalmente le informazioni. Potrei essere tentato dal copiare le considerazioni del mio collega studente, mettendo invece in bibliografia l'opera originale. In questo caso, però, starei commettendo un illecito chiamato plagio, di cui parleremo più avanti. Un discorso simile vale per eventuali tesi di laurea che trovo. Se volete citare la tesi di un vostro collega studente, considerate che quello che si può citare da una tesi sono le considerazioni originali dell'autore. Controllate prima che la stessa cosa non sia stata affermata da una fonte più autorevole. Per le sintesi di altri autori è meglio risalire alla fonte e citare direttamente quella. Infine, considerate che se non avete fatto proprio un copia e incolla della tesi del collega, ma la struttura e la bibliografia sono molto simili, sarà difficile dimostrare che non si tratta di un plagio, anche se le frasi con cui esprimete gli stessi concetti non coincidono precisamente. Il risultato successivo è un manuale disponibile in rete. Controllando sulla pagina dove è pubblicato, il manuale è disponibile e lo posso sfogliare e leggere. Quello che non trovo sono le informazioni riguardanti gli autori, quindi non posso giudicare l'autorevolezza, però posso ovviare a questo problema facendo una ricerca in internet e cercando di capire chi sono appunto gli autori di questo manuale. Passando un po' di tempo a fare appunto ricerca, scopro che ad esempio il primo autore è un professore che si occupa di questo argomento da tempo e quindi controllando l'attività dell'autore, l'indice e una prima lettura del manuale, posso tranquillamente valutare se il manuale che ho a disposizione è o no interessante per il mio lavoro. Vediamo infine la pagina web. Si tratta di uno scritto originale, pubblicato unicamente online. Per valutarlo, cerco anche in questo caso informazioni sull'autore e sull'associazione che pubblica il sito web, oltre naturalmente a leggere e valutare i contenuti del testo.
Posso controllare anche qui di che cosa si occupa l'associazione, che tipo di associazione è, scopro che è un'associazione di volontariato. Anche in questo caso non ci sono notizie sull'autore e se faccio delle ricerche sul web non sono fortunata come nel caso precedente e non trovo, ci sono troppi omonimi e nessuno è sicuro che sia l'autore. Praticamente non è un'autorità in materia, probabilmente è un appassionato e trovo che lo stesso scritto è stato pubblicato anche su un'altra rivista online, identico, senza nessuna variazione, quindi non ha un curriculum pregresso nel campo. Se però decido che i contenuti sono comunque attendibili, e interessanti, posso usarli perché sono originali e l'unica cosa che devo fare è citarli. Abbiamo accennato a come evitare i plagi al pericolo di commettere un plagio. Ma che cos'è un plagio? Vediamone una definizione. Il plagio è il fatto di chi pubblica o dà per propria l'opera scientifica, letteraria o artistica di altri. È sempre plagio anche se non copio interamente un'opera, ma soltanto una sua parte. Perché non conviene copiare, ovvero commettere un plagio? Prima di tutto perché commettere un plagio in un esame ufficiale è un reato. Poi perché è facile per i professori scoprire un plagio. Quando infatti si copia da una fonte autorevole, senza citarla, il plagio è riconosciuto perché l'opera è nota. Quando si copia da una fonte non autorevole e quindi probabilmente meno conosciuta, di solito ci sono differenze di stile e comunque è scritto in maniera tale da far scattare campanelli d'allarme. In caso di dubbi su materiale copiato dal web, è molto facile fare controlli veloci, anche con software appositi. Il più delle volte è però sufficiente un semplice controllo con un motore di ricerca. Infine, se copiate da un vostro collega studente, ne copiate anche gli eventuali errori e difetti. Non commettere un plagio è molto facile. Basta citare l'autore dello scritto e la fonte di pubblicazione, anche in caso di documenti online. L'uso delle citazioni nel vostro elaborato è fondamentale per la sua buona valutazione. Scrivendo la tesi, infatti, fornite prova di saper produrre una ricerca valida dal punto di vista metodologico. Documentando con le citazioni i passaggi della vostra ricerca, permettete a chi vi legge di riprodurre il vostro percorso. Inoltre, una bibliografia accurata e autorevole contribuirà alla buona qualità del vostro lavoro. Facciamo un esempio pratico. Se decido, di incorporare nella mia tesi un concetto trovato ad esempio nel manuale online e prendo direttamente il pezzo tale quale e lo utilizzo senza cambiare nulla, questo è un plagio. Se riformulo il concetto creando quindi io una frase ma senza citare la fonte da cui ho preso il concetto, è sempre plagio. Il modo corretto per riportare il concetto è semplice. Citando autore e fonte. Volendo, posso anche riportare una frase o un paragrafo identico all'originale. In questo caso, però, lo metterò tra virgolette. Concludendo, ricorda che i criteri di valutazione che abbiamo utilizzato vanno bene per tutti i tipi di documenti, anche per i libri e le riviste che trovi in biblioteca. Un suggerimento per velocizzare la ricerca potrebbe essere utilizzare il materiale della Biblioteca di Ateneo, già selezionato dai professori e dai bibliotecari per gli scopi di studio e di ricerca. Rimane naturalmente da valutare la pertinenza rispetto all'argomento scelto. In parole povere, vanno scelti i libri e gli articoli adatti alla tua ricerca. Anche sul web, però, si possono trovare documenti molto interessanti. Per alcuni argomenti, anzi, ad esempio molto particolari e oppure recenti, internet è l'unica strada. In questo caso, però, l'intero peso della loro valutazione ricade sul ricercatore, ovvero su di te,
ed è di fondamentale importanza il rispetto della checklist che abbiamo visto. Per qualsiasi chiarimento o curiosità, visita il sito della biblioteca. A presto!